adesso le medal race da queste 49er FX. Il vento al momento si è alzato, quindi abbiamo intorno ai 12 nodi di pressione e diciamo poi va bene. In questa medal race poi abbiamo tre equipaggi, abbiamo Vittorio Bissari e Mario Frascara in prima posizione, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei in terza e Riccardo Pita Caterina avanti in quarta. È una medal race sicuramente interessante, abbiamo comunque dei nomi importanti tra il primo e il terzo, quindi tra Vittorio Bissari e Mario Frascari. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei abbiamo gli inglesi, Anna Burnett e John Williamson, che hanno fatto medaglia d'argento dietro Ruggero e Caterina ai giochi di Tokyo. E quindi siamo qua in attesa di questa partenza, appunto, durante l'ultima medal race, quindi durante la medal race della classe 49er, il vento è stato a destra e questo ha permesso a chi era partito in comitato di ottenere un bel vantaggio. Il vantaggio in questo momento sembra ancora comitato, perché non è sempre dalla linea, anche se in questo momento non si vede, avete appena sentito, è l'ultimo minuto prima della partenza. Loro fondamentalmente devono fare il loro, devono fare la loro regata tranquilli e sereni, hanno 19 punti sui quarti, che sono appunto Ruggero e Caterina, però sono abbastanza vicini appunto ai secondi classificati, mentre Vittorio e Mael comunque hanno un buon margine sui secondi e staremo a vedere cosa succede. Devono solo fare il loro, ci siamo, stanno allineando, siamo quasi alla partenza. Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei in centro linea, stanno arrivando anche Ruggero e Caterina, se non sbaglio, e Vittorio Bissano e appunto Mael, che stanno dirigendo verso gli inglesi, ovviamente. Non penso che li lasceranno andare così facilmente. Ci siamo all'allenamento. Tre partiti. Vediamo Ruggero e Caterina in fin, sopra gli olandesi. Vediamo, partiti bene, velocissimi. Velocissimi, lanciatissimi, anche Vittorio e Gianluigi qua. Seconda, no, prima poppa per la medal race della classe Nacra 17. In Acra, come potete vedere, sono tutti diretti appunto sulla parte sinistra della poppa e stanno ora arrivando al gate. Vedremo che boa girano, li stiamo aspettando qua. Appunto, ricordiamo, in gara abbiamo tre equipaggi che sono Vittorio Bissano, Mael Frascari, Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei, Ruggero Titta e Caterina Avanti, rispettivamente in prima, terza e quarta posizione. Vediamo appunto se Vittorio sarà riuscito a marcare o meno l'equipaggio inglese. Come sappiamo, Vittorio e Mael avevano un discreto vantaggio sui secondi classificati, mentre Gigio e Maria avevano un gran vantaggio sui quarti, che sono i compagni di squadra, appunto. Eccoli che si avvicinano, vediamo davanti la Germania, in prima posizione, che sta arrivando qua affuelando velocissimi. C'è anche un cambio di percorso, quindi c'è stato un salto di vento e il percorso verrà cambiato. Vediamo che boa prenderanno, vediamo che boa prenderanno i tedeschi, appunto, che in questo momento sono davanti. In seconda posizione, proprio avanti Terzi, che sono appunto l'equipaggio italiano, in seconda posizione ci sono gli inglesi. Siamo alla strambata, in terza posizione sono passati Ruggero Tita e Caterina Avanti, in quarta posizione Vittorio Bissari e Frascari e in quinta, eccoli qui, Gianluigi Ugolini e Maria Giulei. Attendiamo qua, adesso all'arrivo arriveranno di coppa, appunto stanno salendo per fare la seconda bolina e arriveranno di coppa e vedremo chi avrà vinto questa Sofia per la classe Acra. Siamo all'arrivo di questa medal race Acra, appunto il vento è intorno ai 12 nodi, ci siamo quasi, primi sembrano ancora i tedeschi che prima stavano vincendo e prima hanno girato il gate di destra, gli inglesi sembrano in seconda posizione al momento, attenzione, gli inglesi necessitano di tre barche tra loro e Vittorio Mael per poter vincere il titolo. Vediamo, gli italiani sembrano essere in quarta, quinta e sesta posizione, non hanno nulla di detto, ma dovrebbe essere così. Quindi vediamo i tedeschi che
anche, la loro è Emael, per poter vincere le gatte sicuramente hanno fatto il podio, quindi sicuramente hanno fatto, sicuramente sono arrivati almeno in seconda posizione. Arrivano qua in terza posizione, attenzione, arrivano i francesi, si sentono le urla del team francese, e appunto adesso dovrebbe arrivare la pilota italiana, mettiamola così. Quindi abbiamo in quarta posizione Ruggero Tita e Caterina Banti, che penso che confermino la quarta posizione in classifica generale. In quinta posizione arrivano Gianluigi Golini e Maria Giubilei, che confermano invece la loro terza posizione in questa regata, che è stata una regata ottima per loro, di cui appunto loro ieri dicevano di aver sbagliato alcune cose, soprattutto nel penultimo giorno di regata, che ne costava un po' di punteggio, però sicuramente una medaglia di bronzo non fa schifo. Arrivano poi in sesta posizione. Mai Frascare, Vittorio e Bissaro, ma arrivano gli olandesi, e adesso ce la si gioca tra la Svezia e l'Italia. La Svezia sta entrando adesso in linea d'arrivo, quindi entra avanti la Svezia. Al nono posto entrano Vittorio e Bissaro e Mai Frascare, e all'ultimo posto Austria. No, attenzione, dire il vero, al nono posto entra l'Austria, e al decimo posto non si vedono ancora, non si vede bene la bandiera, al terzo gli argentini.